Ciao ragazzi, è una settimana che sono di ipercorsa, ma ci tenevo tantissimo a farvi vedere gli ultimi 7 acquisti che ho fatto nei vari mercatini vintage, perché le scorse 2 settimane sono stato in giro tra Firenze, Treviso, la Riviera del Brenta, Milano e ovviamente Bologna, e ho comprato diverse cose, tra cui una serie di camicie a manica corta. Sì, di solito dico sempre di non mettere le camicie a manica corta, ma in questo caso per l'estate a me piacciono tantissimo. Poi magari vi faccio vedere come le indosso io, cioè prendendo, adesso prendo la prima per esempio, di solito hanno questo genere di camicie qui, hanno la manica abbastanza lunga, soprattutto se sono in stile hawaiano o comunque con quello stile un po' retro rilassato. Quello che faccio io è fare 2 o 3 risvolti a seconda della lunghezza della manica, in modo tale che abbia almeno nella parte del braccio un fitting un po' più moderno rispetto a questo più over. Partiamo proprio con la prima camicia che ho preso ad esempio, che è questa camicia che ho trovato in Charity Market, quindi un mercatino di beneficenza. Mi piaceva molto soprattutto per la stampa, che è questa qui, cioè tipo un cane con, sembra un dalmata con le macchie rosse. Ed è una camicia molto semplice con questo pattern all over, molto ma molto lunga. Mi piaceva il fatto che se guardate dall'inizio alla fine della camicia c'è una lunghezza che rispetto per esempio a questa, vedete, ci sono più di 10 cm buoni alla fine. E mi piaceva questo gioco di lunghezze. L'ho già indossata e sta veramente veramente bene su qualsiasi abbinamento, colore di pantalone, anche perché ci sono diversi colori nel pattern, perché abbiamo il rosso, il giallo ocra, il blu scuro, e quindi riusciamo veramente a giocare con tantissimi colori abbinati. La seconda a me piace da morire ed è questa qui, che è una sorta di maculato molto maculato macchiato molto bella. La prima era un Made in Italy 100% cotone, questa invece è sempre un Made in Italy ma è in viscosa, quindi ha un tessuto che cade molto più, diciamo, leggero, anche se questo è abbastanza grossettino rispetto a quelli di viscosa leggerissimi, e mi piace perché come il primo, che è anche più pesante, vedremo altre più leggere più avanti, riescono a cadere, dare un fit particolare alla figura, quindi a seconda del vostro fisico può valorizzare o meno la vostra figura. Questa mi piace tantissimo, al cannoncino dietro qua, collo normalissimo. Direi che questi sono più o meno tutti colli normali, né troppo larghi né troppo stretti. Sì, ne avevo trovata una bellissima col collo anni 70, quindi molto lungo, ma non era della mia misura, e quindi l'ho sempre fatto di prenderla se mi piaceva magari come tessuto, come pattern, però non lo faccio più perché sennò veramente rimango sommerso dai vestiti. Anche se, e la introduco, la accenno solo come novità, sto creando un profilo dedicato solo al vintage, al second hand e a cose che rimetto a posto io, quindi magari cambio le cuciture, metto delle patch particolari o delle scritte, delle grafiche, e le venderò su questo profilo nuovo. Probabilmente farò anche un profilo Depop, ci sarà il profilo Instagram, ma vi dirò tutto in un altro video. Queste però le ho prese per me, quindi non chiedetemi se le vendo, perché queste non le vendo per ora, poi vedremo in futuro. Anche questa ve l'ho fatta vedere in un altro video, perché la indossavo, mi sembra, in uno dei video del Pitti, ed è comodissima. Questa è molto leggera, anche più della prima. E questa, scusate, questa l'ho presa da uno dei miei, come li chiamano i miei amici, i miei spacciatori di vintage, che sono amici che ormai ho conosciuto negli anni, perché ormai forse i primi che ho conosciuto li ho conosciuti 10 anni fa,
forse anche di più. E quando hanno qualcosa di particolare, oppure quando io sto cercando qualcosa di particolare, ci sentiamo, li chiamo e veramente mi vengono a far vedere le cose e io posso scegliere da sia vestiti firmati da anche pezzi di Gianni Versace o cose molto particolari, fino a invece anche no brand come queste qui, che sono tutte senza un brand particolare. Poi ho trovato nello stesso posto, ed era un mercatino dell'usato, queste due, che sono molto ma molto simili come pattern, questa che è sul blu e questa che è sul nero. Se guardate la fantasia floreale cambia veramente veramente di pochissimo. Come misura una è una L, questa qui, e una è una XL, però come fit è abbastanza simile. Una ha il cannoncino come quella di prima, l'altra invece è completamente liscia e sono molto più leggere delle prime due. Mi piacevano, ero indeciso se prenderla con sfondo blu o sfondo nero, alla fine mi servivano tutte e due e quindi ho detto prendiamole, poi vediamo quale utilizzare. Una è Made in Italy, l'altra non c'è scritto, quindi nessuna etichetta c'è scritto da dove viene. Sono tutte e due vintage, molto larghe, ecco qui probabilmente, ve ne faccio vedere una, la più larga, che è l'XL. Hanno una manica che cade molto, con un tessuto così leggero è difficile fare il gioco che di solito faccio su queste magari più pesanti, cioè di rigirare la manica due volte o tre, quindi probabilmente se deciderò di indossarle sempre così, quindi con i risvoltini, gli darò due puntini all'esterno e all'interno in modo tale che rimanga ferma a quella misura lì e ogni volta non si srotoli. In realtà molte di queste basta fare appunto due rotte e poi intanto si srotola, lo ritirate su. A me piace molto come modo di portarla. Ah, dimenticavo, questa ha anche una taschina qua sul davanti, questa pure ha un taschino. Questa con un bottone in madreperla, questa invece, vediamo, ha dei bottoni molto normali sul nero. Quelli davanti, bottoni erano abbastanza normali, invece dopo ne vediamo con dei bottoni particolari, ve ne farò vedere. Poi andiamo avanti e troviamo questa camicia qui, che è molto particolare, vi faccio vedere il pattern. E questa è proprio vintage, con due tasche sul davanti, qua, chiuse. E la cosa che mi piace tantissimo è la maglia che trovate sul fondo, che crea un effetto stile bomber molto molto bello. La manica è molto pulita e questa è una camicia in seta, vedete come rispetto alle altre rimane più leggera e più trasparente. È molto ma molto bella. Poi vi faccio vedere la penultima, che è questa con una fantasia molto particolare, nera con manica molto pulita. E la cosa bella qui sono, anche questa al taschino, e la cosa bella qui sono i bottoni, che sono molto particolari. Bellissima, tra l'altro fanno un odore buonissimo perché ovviamente sono già lavate e abbiamo trovato un detersivo, un ammorbidente per la lavatrice che è pazzesco. Anche queste, che magari sono vintage, quindi sono state in giro eccetera, quando le prendi sono un po' da toccare coi guanti, dopo sono fantastiche, sembra veramente nuova. Di questa mi piaceva anche il fatto che il dietro è praticamente quadrato, a differenza delle altre che vanno, diciamo, con una specie di mezzaluna sul dietro, come quasi tutte le camicie. Questa invece si rimane un po' più lunga, ma sempre, lo vedete dall'angolo, sullo squadrato. E per me è una cosa molto bella e molto particolare. L'ultima invece è un po' più in stile hawaiano ed è questa fiorata, con questa fantasia un po' jungle, di questo verdone
chiaro scuro militare con i fiori sul marrone, e mi piaceva molto perché poi soprattutto quando ci si abbronza con questi colori qui si sta veramente bene, anche con un pantalone color khaki, beige o questi colori qui, una camicia del genere sta benissimo. In realtà anche la sera in un'occasione non formale eccetera ci può star bene con anche un pantalone nero, ma se proprio vogliamo ce ne sono altre che si possono utilizzare. Queste erano le 7 camicie che ho trovato in questi miei giri, spero vi siano piaciute. Il prossimo video sarà un video di unboxing, perché mi sono arrivati da ASOS questi super pacchi, quindi li spacchetteremo insieme. Per questo video è tutto, spero che le 7 camicie vi siano piaciute e sicuramente farò un video probabilmente su ASOS, perché mi ci sto trovando molto ma molto bene a far shopping, con una selezione di camicie a manica corta per quest'estate, ma lo vedremo comunque nei prossimi giorni. Prossimo video sicuramente unboxing di ciò che ho preso da ASOS. Se avete qualsiasi suggerimento su video che vorreste vedere, di qualche pezzo particolare, qualche colore che vorreste abbinare, oppure qualche scarpa che vi piace, fatemelo sapere nei commenti qui sotto e farò in modo di fare un video dedicato. Ciao!